Buonasera a tutti e benvenuti a questo primo appuntamento con Fisica Ultima Frontiera, una serie di seminari online, seminari live che abbiamo deciso di organizzare con il Dipartimento di Fisica dell'Università di Pisa, in occasione di Bright 2020 e in cui parleremo di tutta una serie di appuntamenti e tutta una serie di tematiche di frontiera nell'ambito della fisica moderna. Quindi oggi cominceremo parlando di nanotecnologie, di intelligenza artificiale e di pandemia e continueremo la settimana prossima, mercoledì, parlando di tecnologie quantistiche. Dopodiché continueremo a dicembre parlando di buchi neri, il 2 dicembre, e poi il 9 dicembre parleremo di cosmologia e di destino dell'universo. Direi di cominciare subito oggi. Cominciamo presentando i nostri relatori. Abbiamo Simone Capaccioli del Dipartimento di Fisica. Buonasera Simone. Poi Ciao. abbiamo Francesca Cella Zanacchi del Dipartimento di Fisica. Buonasera. E Buonasera, ciao. poi abbiamo Alessandra Retico dell'INFN, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, sezione di Pisa. Buonasera Alessandra. Ciao, buonasera a tutti. Ecco, direi, cominciamo subito, cominciamo dalle basi, parliamo di nanotecnologie. Quindi, Francesca, che cosa sono le nanotecnologie? Dunque, la nanotecnologia è quella branca della scienza che si occupa di studiare la materia a livello del nanometro. Tanto per intenderci, cos'è un nanometro? Un nanometro è un miliardesimo di metro. Quindi, se prendiamo come esempio un capello, come potete vedere in questa immagine, teniamo presente che questo capello, il suo diametro è di 100.000 nanometri. Quindi, per farvi un'idea di che cos'è un nanometro, dovete pensare di scomporre un capello in 100.000 parti e di prenderne una. E chiaramente questa è una scala di dimensioni particolarmente interessante, che inizialmente non era stata studiata, perché inizialmente si studiava la materia in maniera macroscopica, quindi si osservavano forze come la forza di gravità, comunque forze che erano osservabili macroscopicamente, ma ci si è resi conto presto, a un certo punto, che in realtà la materia poteva essere scomposta in componenti sempre più piccole. E uno dei primi a teorizzare questa possibilità è stato Richard Feynman, che con la sua celebre frase "c'è un sacco di spazio giù in fondo" ha disegnato quella che è la strada, ossia la possibilità di andare a studiare la materia nelle sue componenti più piccole in maniera da poterle comprendere, sapere come sono fatte, ma soprattutto manipolare. Quindi il fatto che noi possiamo scomporre la materia nei mattoncini nanometrici e che possiamo poi plasmarla a nostro piacimento, ha aperto, diciamo, a tutte le applicazioni delle nanotecnologie, che hanno avuto una fortissima ricaduta sia nel campo dell'industria, come ad esempio l'industria tessile o quella alimentare, nel campo, ad esempio, anche dell'ambiente, pensando, diciamo, a tutti i materiali ecocompatibili nell'ambito della medicina e anche dell'informazione e della comunicazione. Ora, tutto questo sembra un po' fantascienza, no? Forse ci ricordiamo di un romanzo di Asimov degli anni 60, nel 66, che si chiamava Viaggio allucinante, in cui avevamo dei personaggi che venivano miniaturizzati proprio a scale nanometriche, venivano inviati all'interno del corpo umano. Quindi, stiamo parlando di fantascienza o cosa c'è di vero in tutto questo? Beh, sì, hai ragione, effettivamente, diciamo, molto è stato fatto, si sono fatti grossi passi avanti, non è più solo fantascienza, chiaramente, però, diciamo, per capire un po' i passi avanti che si sono fatti, dobbiamo un pochettino pensare da dove si è partiti. Per esempio, queste che vedete sono, le prime immagini, delle cellule. Robert Hooke nel 1665, con questo sistema di lenti, che era un po' una sorta di microscopio rudimentale, aveva osservato quelle che erano le cellule della pianta di sughero e a mano aveva disegnato le strutture che vedeva. E queste strutture effettivamente ha notato che avevano questa riproduzione di queste piccole cellette e da lì è nato il nome cellula, che noi oggi comunemente utilizziamo per definire le cellule, ma nasce proprio dal fatto che la cellula era per Hooke l'elemento più piccolo possibile, l'unità elementare. Presto si è scoperto che in realtà il corpo umano, in generale la materia biologica, non è fatta solo di cellule, ma che c'è tutto un mondo, diciamo, i tessuti sicuramente sono composti da cellule, ma poi vi è tutto un mondo
al di sotto, ad esempio organismi unicellulari molto piccoli come i batteri, e all'interno delle cellule stesse ci sono delle molecole, che, come gli anticorpi, le proteine, fino poi ad arrivare agli atomi. Mi vorrei focalizzare proprio su questa, diciamo questo range che va da un nanometro a 100 nanometri, dove ci sono tutte le molecole che hanno una funzione e che quindi interagiscono svolgendo delle funzioni che sono basilari per il funzionamento dell'organismo e delle cellule. In questo range, che è quello proprio il range dove operano le nanotecnologie, ossia da 1 a 100 nanometri, noi possiamo, oltre a sapere che ci sono queste molecole, possiamo interagire con loro, perché anche noi possiamo costruire dei materiali nanostrutturati, come ad esempio delle nanoparticelle o eventualmente delle nanosfere dentro alle quali possiamo inserire qualche cosa, noi possiamo interagire a livello nanometrico con la materia organica. E questo cosa ha comportato? Ha comportato la nascita di quella che si chiama nanoscienza, o diciamo in particolare anche la nanomedicina, che è una branca che si trova un po' al confine tra la fisica, la chimica, la biologia e la medicina. E grazie proprio a questa, alla nanoscienza e alla nanomedicina, possiamo pensare di fare qualcosa di molto simile a quello che aveva, diciamo, ipotizzato Asimov a livello di fantascienza, ma che oggi non è poi più così tanto fantascienza, perché abbiamo ad esempio la possibilità di avere dei nanorobot. Con queste nanoparticelle noi possiamo pensare di avere un nanorobot intelligente che va all'interno dell'organismo e compie dei compiti specializzati, ha degli obiettivi precisi. Per capire meglio che cosa può essere fatto, chiederei alla regia di inviare il primo video. In questo video potete vedere, per esempio, un esempio di nanoparticella. Questa nanocapsula, che è fatta di materiale biologico, ossia di DNA, può contenere al suo interno un principio attivo o un farmaco, viene inserita all'interno del corpo umano e per via ematica raggiunge quelli che sono i tessuti di interesse. In questo caso, per esempio, l'esempio più classico è un tessuto tumorale, perché queste tipologie di applicazioni hanno un forte risvolto nell'ambito del contrasto al cancro, della cura del cancro. Queste nanoparticelle hanno una dimensione nanometrica, per cui sono capaci di entrare all'interno del tessuto. Una volta che sono all'interno del tessuto, entrano nelle singole cellule e permettono a questo punto di rilasciare il farmaco. Ma quel rilascio di questo farmaco avviene in maniera controllata, ossia non avviene al di fuori dell'organismo o in altre cellule, avviene solo al momento giusto, quando la nanocapsula si trova o la nanoparticella si trova all'interno della cellula che va trattata. Quindi a questo punto vi sarà un'apertura della nostra nanoparticella e il farmaco verrà rilasciato in maniera intelligente, quindi in maniera specializzata, in un punto ben preciso, in una cellula ben precisa. E a questo punto abbiamo, diciamo, una fortissima applicazione. Abbiamo un robot intelligente che è in grado di fare un rilascio controllato del farmaco nel tempo, quindi noi sappiamo quando questo farmaco verrà rilasciato. E se partiamo anche col secondo video, possiamo anche vedere come controllare il dove mandare queste nanoparticelle, per cui noi, se siamo interessati a mandarle all'interno di una cellula in particolare, possiamo funzionalizzare la nostra nanoparticella. Cosa vuol dire funzionalizzarla? Vuol dire attaccare sulla sua superficie un composto chimico che le dia la capacità di andare ad attaccarsi alla membrana cellulare o a dei recettori a cui noi vogliamo che lei si attacchi, in maniera che questa possa entrare solo all'interno delle cellule da noi scelte. Quindi quello che abbiamo visto è come le nanotecnologie possono funzionare da nanotrasportatori per il rilascio controllato dei farmaci, andando in maniera intelligente in un posto preciso, in delle cellule precise, e rilasciare il farmaco al momento giusto. Chiaramente questa tecnologia ha diversi risvolti. In primis ci permette di studiare quelli che sono i processi biomolecolari che sono alla base delle malattie. Ci permettono chiaramente di fare quello che si chiama drug delivery, ossia somministrazione controllata dei farmaci, ma anche diciamo anche una forte applicazione sia nella diagnostica, oppure anche ad esempio i nanomateriali possono essere usati nell'ingegneria tessutale. Quindi sono svariate le applicazioni della nanomedicina.
Ecco, grazie Francesca per questa bella introduzione a proposito delle nanotecnologie. Ora, prima di muoverci avanti e parlare proprio della pandemia, volevo ricordare a tutti coloro che ci stanno seguendo che potete inviare domande e commenti per i nostri relatori direttamente su YouTube e su Facebook, quindi poi noi ci penseremo a girarle ai nostri relatori. Quindi andiamo avanti, parlavamo di nanomedicina, cerchiamo di focalizzarci su questa pandemia. Quindi, Francesca, ci fai un attimo un breve identikit di questo coronavirus? Allora, per conoscere questo virus, potremmo guardare il terzo video che ci presenta come è fatto questo virus. Questa immagine è molto simile a immagini che si sono viste negli ultimi mesi in televisione. E vi dà l'idea proprio che questo virus, diciamo di forma sferica, contiene al suo interno il materiale genetico, virale. E ha la membrana cellulare, ma possiamo vedere che dalla membrana del virus spuntano, protrudono queste proteine, questi alberelli azzurro-verdi che vedete, che sono proprio la proteina Spike. Questa proteina, di cui avrete sicuramente sentito parlare, è importantissima perché ha una funzione chiave sia nel meccanismo in cui il virus riesce a infettare le cellule, ma anche un ruolo chiave come noi possiamo anche utilizzare questa proteina per combattere il virus stesso. E direi che a questo punto potremmo andare ad osservarlo, perché le nanotecnologie ci permettono, ad esempio, anche di avere strumenti di osservazione come i microscopi ad altissima risoluzione. Qua potete vedere un'immagine fatta col microscopio elettronico del virus. E quello che potete osservare è il virus di forma sferica intorno proprio le proteine spike, questi pallini verdi che sono le proteine spike che sono all'esterno della membrana del virus. La dimensione di questo virus, come potete vedere, è dai 60 ai 100 nan ai 140 nanometri, quindi è intorno a 100 nanometri, proprio nel range di cui parlavamo prima in cui operano le nanotecnologie. E questo è chiaramente per darvi un'idea, se ci rifacciamo un pochettino all'esempio del capello che abbiamo visto all'inizio, bisogna mettere migliaia di virus in fila per poter fare il diametro di un capello, per darvi un'idea. Questa è un'altra bellissima immagine del nostro virus che si approccia e sta interagendo con la membrana cellulare. E quindi ci chiediamo un po' a questo punto come fa questo virus a entrare. Cioè lo vediamo interagire con la membrana, ma qual è il meccanismo che lo porta a infettare le cellule? Qui avete un esempio di una cellula sempre osservata in microscopia elettronica. I pallini gialli sono i virus che stanno infettando la cellula e qua ci diventa chiaro quello che è il ruolo di questa proteina spike che abbiamo visto prima, perché il meccanismo con cui il virus riesce a entrare all'interno della cellula è quello che si chiama lock and key. Un po' come dire il concetto del lucchetto, cioè avere una serratura e una chiave. Nella cellula chiaramente ci sono delle serrature da aprire e dei recettori di membrana e il virus, guarda caso, ha proprio la chiave, che è proprio la proteina spike, che è in grado di aprire queste serrature. E quindi nel momento in cui la proteina spike entra in contatto col recettore sulla membrana, fa proprio diciamo lo stesso concetto che fa la chiave all'interno del lucchetto, apre e riesce a entrare all'interno della cellula. Quindi questo vi dà il metro di quanto sia importante questa proteina spike. Teniamo presente però che la proteina spike è lo strumento che il virus ha per entrare all'interno della cellula, ma è anche il suo tallone d'Achille, perché nel momento in cui noi conosciamo la proteina spike, possiamo anche utilizzarla per sviluppare delle terapie mirate contro la proteina spike che vadano a contrastare il virus. Il nostro sistema immunitario stesso sviluppa anticorpi in grado di contrastare il virus e li sviluppa perché riconosce la proteina spike. E in questa diciamo, configurazione è chiaro che la proteina spike ha un ruolo fondamentale e importantissimo anche nell'ottica del contrasto alla pandemia. Ecco, abbiamo visto questo meccanismo di difesa, questo meccanismo che noi possiamo anche andare a studiare e quello che ci possiamo chiedere è, utilizzando queste nanotecnologie,
diverse cose possiamo fare. La prima cosa che ci può venire in mente è se ci possiamo proteggere utilizzando le nanotecnologie. Quindi chiederei a Simone di descriverci quali sono le strategie che noi possiamo usare per proteggerci utilizzando queste nanotecnologie. Sì, grazie Massimiliano. Ci sono varie possibilità. Allora, intanto partiamo dall'inizio, no? La cosa migliore è proteggersi dal virus, di cercare di impedire che il virus venga a contatto con noi. E la prevenzione è, per esempio, indossare la mascherina. Quindi è molto importante mettere a punto dei sistemi di filtraggio. E quindi sarebbe molto importante capire come si possono produrre dei materiali particolarmente efficienti nella cattura del virus. E un'altra cosa che è molto importante, e questo diciamo è proprio di attualità estrema, è capire se uno, per esempio, si trova a essere infettato. E in questo senso sono molto interessanti avere dei dispositivi. E qua, diciamo, possiamo fare una piccola carrellata su quelli che sono i materiali e i dispositivi che si basano su nanotecnologie. E prima di addentrarci in questi aspetti, dobbiamo ricordare una cosa importante: le dimensioni, come ha già detto Francesca, del virus. Siamo dell'ordine di qualche centinaio di nanometri. Okay? Quindi siamo poco meno di un... qualche decimo di milionesimo di metro. Quindi siamo in una situazione di particelle molto piccole, e le vorremmo fare interagire con delle superfici che sono nanostrutturate, che hanno delle strutture su scala nanometrica. Questo fatto non è solo un fatto banale, come uno potrebbe pensare, no? Che facciamo delle reti piccole. In realtà i dispositivi di filtraggio hanno scala molto più grande. La cosa peculiare delle nanotecnologie è che sulla scala nanometrica si ribaltano tutte quelle che sono le forze che noi, di cui abbiamo esperienza nella nostra vita quotidiana. Per esempio, la forza di gravità non ha così importanza, mentre hanno molta importanza le forze di tipo elettromagnetico, le attrazioni superficiali, sia di tipo fisico che di tipo chimico. Quindi questo perché? Perché anche le interfacce, le superfici libere hanno un peso particolarmente elevato nei materiali nanostrutturati. Come possono agire queste nanostrutture? Come dicevo prima, possono portarci una protezione. Sono particolarmente efficienti nella cattura del virus e nella sua disattivazione. Qui c'è un esempio di una superficie che è stata ricoperta di un polimero particolarmente con una carica particolare che attrae il virus e poi lo porta ad essiccare e a disattivare. Quindi forze interazioni chimico-fisiche, che possono essere anche artificialmente procurate nei materiali. Inoltre si possono funzionalizzare le superfici, cioè dargli delle particolari proprietà o decorarle con particolari recettori che selezionano il virus e in particolare danno, in presenza del virus, dei segnali particolari. E queste sono, sono la base dei dispositivi per i test rapidi. Partiamo sulla protezione. Cosa dobbiamo avere? Dobbiamo avere una cattura molto efficiente, un intrappolamento in modo che non vada via e un filtraggio. E poi dobbiamo anche ridurre la vita media del virus. E questo lo possiamo fare sfruttando le forti interazioni superficiali. Faccio due esempi. Questo è un esempio di una cella di disinfezione di acqua. L'acqua viene fatta passare attraverso una struttura su una scala micrometrica, una specie di rete. Su queste strutture sono presenti dei nanofili di ossido di rame che sono particolarmente attivi nella attrazione del virus. In più viene applicato un campo elettrico che, come
tutti sapete, sulle punte, sulle materiali molto appuntiti, il campo elettrico ha una forte intensità e di fatto il virus viene distrutto proprio dall'azione del campo elettrico. È un po' come quando abbiamo la racchetta elettrificata con cui uccidiamo le zanzare, no? Questo è un metodo particolarmente efficace. Qua vedete a destra la superficie, una delle superfici, diciamo, di questa ossatura, di questa struttura, che è ricoperta da questi nanofili di ossido di rame. E un altro esempio che voglio farvi è una mascherina, ok? Una mascherina più o meno come quelle che abbiamo nella nostra tipo FFP2. E chiaramente quella filtra i droplets, li filtra e non li fa passare. Sulla superficie però esterna della mascherina ci possono essere diciamo, una grande quantità di batteri e di virus, e un modo per riuscire a filtrarli è ricoprire la superficie con queste fibre, che sono fibre, sono nanofibre che sono state prodotte per elettrofilatura, una tecnica particolarmente efficace. Queste nanofibre possono essere caricate di materiali che, sottoposti per esempio all'irraggiamento, producono specie che sono particolarmente dannose per il virus, tipo radicali liberi o ozono. E queste fibre possono essere, diciamo, preparate in modo accurato, e qua si vede l'effetto, appunto, nella zona non trattata. Questi sono batteri, per dire la verità, ci sono delle colonie di batteri che rimangono vive, mentre nelle zone trattate i batteri sono scomparsi. E a Pisa, nei gruppi, diciamo, del Dipartimento di Fisica, ci sono vari laboratori attivi nella produzione di materiali nanostrutturati, anche con proprietà, diciamo, tipo antivirale, antibatterico. Come si fanno a produrre queste nanostrutture? In molti casi si possono usare dei metodi intelligenti di produzione, di controllo anche su scala molecolare della crescita dei materiali. In altri casi si fa uso delle proprietà auto-organizzanti della materia a nanoscala. Quindi si riescono a produrre delle strutture che si producono spontaneamente, e queste strutture sono particolarmente stabili e poi riescono a creare queste situazioni. Chiaramente uno dei punti chiave in tutto questo, oltre a proteggersi, no, con le mascherine, è anche cercare di fare una diagnosi in tempo più possibile veloce. Quindi sappiamo che i tamponi richiedono un certo tempo, questo è uno chiaramente dei problemi oggigiorno, però magari utilizzando le nanotecnologie potremmo sperare di avere una diagnosi più veloce, giusto? Certamente. Su questo campo, diciamo, ci sono molte azioni in corso, e quello che si dovrebbe cercare di fare, si dovrebbe cercare di usare quello che si chiama lab on a chip. Okay, che cos'è un lab on a chip? Di fatto si rivoluziona completamente l'idea del laboratorio analitico. Invece di avere un laboratorio, si crea un processo che porta ad analizzare un campione attraverso un laboratorio miniaturizzato. Qua vedete un esempio, qui si parla di un plasma sanguigno, viene, diciamo, iniettato dentro un piccolo circuito microfluidico, portato poi alla zona analitica, e si riescono anche a caricare diverse tecniche sullo stesso tipo di chip, e molto spesso le tecniche sono anche automatizzate. E qua si vede un esempio della Dianex, che di fatto è un chip molto piccolo, si può tenere tra le dita di una mano. E la caratteristica è che la quantità di campione necessaria è molto piccola, si parla di picolitri di fluido, quindi un milionesimo di litro di fluido. E queste cose sono particolarmente utili, interessanti, perché qui ho fatto un piccolo schema. Quello che succede normalmente, ci sono dei sintomi, si chiama il medico, e il medico ci dice recati al punto di prelievo, oppure nel caso di esame sierologico c'è un prelievo di sangue, poi c'è il trasporto del tampone o del sangue nel laboratorio, c'è tutta una parte analitica con tecniche molto affidabili, poi si dà il risultato e la persona si mette in quarantena per il tempo che deve stare. Il problema è che questo processo prende un paio di giorni quando va bene.
ed è anche piuttosto costoso perché richiede la presenza di personale. Nel caso dell'ebony chip, di fatto, quando uno ha il prelievo, lo può direttamente far processare al dispositivo, che dà una notifica, molto spesso anche a livello digitale, per cui uno nel giro di pochi minuti, di poche decine di minuti, sa se deve andare in quarantena o meno, o quantomeno sa se deve andare in quarantena preventiva e poi magari fare un tampone. Posso fare qualche esempio, Massimiliano, di questi oggetti? È interessante questo grafico. Questo grafico riporta varie tecniche che possono essere applicate in un ebony chip, tecniche che si basano per esempio sulla diffusione del campione attraverso una striscia, tecniche che vanno a guardare segnali elettrici che scaturiscono dall'interazione elettrochimica del target, del virus con delle nanostrutture, oppure che danno luogo a cambi di colore, quindi delle proprietà ottiche, oppure la plasmonica, è una cosa di cui parlerò alla fine. E la cosa molto interessante è che alcune tecniche, come quelle per esempio plasmoniche o elettrochimiche, hanno un'altissima sensibilità e in certi casi riescono a fare una buona quantità di analisi in sequenza. Però il costo magari non è così semplice e d'altra parte invece le celle, quelle a flusso laterale, che molti di voi avranno addirittura già provato, non hanno una grande sensibilità, hanno un grosso errore e non riescono, diciamo, fanno un'analisi sola. Molto spesso poi il chip viene buttato. Vi faccio qualche esempio, due esempi vi faccio. Anzi, tre esempi. Questo l'avrete visto tutti, il famoso test sierologico a saponetta, okay? In cui il campione viene caricato in una specie di celletta, di solito il puntadito, la goccia di sangue, e c'è un flusso di liquido che contiene il target, nel caso nostro il virus, e questo campione viene diluito con una soluzione di buffer che viene fatta fluire all'interno della striscia. E le particelle di virus si legano con delle nanoparticelle di oro all'interno, le quali a sua volta vengono immobilizzate dagli anticorpi che sono state posizionate in una certa zona, e la concentrazione di queste nanoparticelle e di coniugate con il virus porta al cambio di colore di una striscia. C'è poi la possibilità di mandare un altro fluido, in questo caso si parla di un fluido legato a un'altra specie, che va a essere visto da un altro punto. Questo perché? Perché la cella di flusso potrebbe essere interrotta, quindi se si parte si va un secondo target, viene identificato dal secondo, e se ho due strisce in questo senso sono sicuro che ho trovato l'anticorpo nel primo punto e ho trovato anche il segnale nel secondo punto, quindi la cella fluisce e il risultato è positivo. Se invece non ho il primo segnale, vuol dire che il campione è negativo, però la cella funziona. Se manca il segnale nella striscia di controllo, vuol dire che il test non funziona. Chiaramente è molto semplice, però ci sono anche una buona possibilità di errore. Una cosa molto più affidabile sono metodi basati su fenomeni elettrici o elettrochimici. Qua si vede una recente applicazione, di fatto è un transistor a effetto di campo. In poche parole quello che succede è che c'è un flusso di corrente che è influenzato dal potenziale che si trova al di sopra, e il potenziale che si trova al di sopra cambia a seconda che questi recettori vadano a intrappolare il virus o meno. Per inciso, il substrato di cui si sta parlando è un substrato di grafene, che è un altro materiale molto interessante. Quando questi recettori vengono a contatto con il virus, il potenziale cambia e la corrente fluisce nel sistema. Quindi si vede un risultato molto interessante. Nell'altro caso che vedete sotto è una cosa diversa, e in questo caso si va a intrappolare una serie di nanoparticelle
d'oro che sono coniugate al virus, alla proteina spike, e quando quando di nuovo il nostro target viene intrappolato, c'è una variazione della conducibilità e quindi si vede una variazione di corrente nel nostro sistema. E questa cosa si vede bene, una curva che riporta sull'asse dell'X la concentrazione del target, sull'asse dell'Y la quantità di corrente. Questo segnale si può analizzare in modo molto, molto rapido, anche digitale. E per finire ci sono metodi ottici, in particolare vorrei parlare della plasmonica, è la cosiddetta risonanza plasmonica, non c'entrano suggestioni strane legate a biscotti dell'infanzia. Ecco, la plasmonica di fatto è sfrutta il fatto che gli elettroni sollecitati a una certa frequenza dal campo elettrico si comportano come plasma quando questi fenomeni avvengono su scale, su strutture nanometriche, quello che succede è che il campo elettrico, per esempio quello anche della luce che investe la nanostruttura, può essere amplificato, sotto certe condizioni può essere amplificato addirittura di 10 alla 15 volte, cioè un milione di miliardi di volte. E qua si vede una situazione in cui appunto ci sono nanoparticelle intrappolate dei recettori, questo è un altro effetto plasmonico. Per farvi vedere un esempio, appunto, quello che si vanno a disegnare delle strutture dell'ordine della lunghezza d'onda della luce, quindi qualche centinaio di nanometri, 600-700 nanometri, e queste strutture sono particolarmente recettive, si lega in questo caso addirittura a una specie di nanoantenna, che si va a legare con il virus, e quando questa struttura viene a essere formata, il risultato è che c'è una amplificazione del segnale elettrico, e questa è una cosa molto, molto interessante, si amplifica anche la fluorescenza, e in particolare una cosa molto interessante, si può fare quello che si chiama spettroscopia Raman, che è una tecnica vibrazionale che associa a uno spettro, a queste figure che vedete a destra, da queste figure che vediamo a destra è un po', vi danno un po' come le impronte digitali del materiale che sta sopra, e quindi è una doppia identificazione, non solo il segnale viene amplificato perché c'è l'intrappolamento del virus, ma si può fare anche un'analisi di che cosa viene intrappolato. Ecco, grazie Simone, molto interessante. Avremo modo più tardi di parlare anche del futuro di questi avveniristici lab on the chip. Ora io passerei a parlare anche un po' di intelligenza artificiale, perché oltre alle nanotecnologie l'intelligenza artificiale è uno strumento molto potente nelle mani dei fisici, dei medici, degli scienziati in generale. Uno dei problemi, una delle complicazioni, come purtroppo sappiamo, è l'evoluzione di questa infezione in polmonite. E quindi chiederei ad Alessandra come possiamo utilizzare questa intelligenza artificiale per aiutarci anche in questa direzione. Sì, Massimiliano, assolutamente sì. Volevo ricordare un pochino insieme quali sono i numeri critici di questa pandemia. Penso che tutti noi stiamo prestando la massima attenzione a questo aspetto in questi giorni. E quello che accade è che quando si contrae il virus, una buona parte della popolazione rimane del tutto asintomatica, ma la restante parte della popolazione in realtà mostra un ampio spettro molto variegato di sintomi, che possono essere sintomi lievi e completamente aspecifici, fino a sintomi molto più gravi che richiedono ricovero ospedaliero e addirittura ricovero in terapia intensiva. Se guardiamo insieme un pochino questi numeri, che sono poi il bollettino della giornata di oggi, ci rendiamo conto che attualmente abbiamo 777.000 positivi, e di questi appunto ce ne sono ricoverati in ospedale con sintomi circa 34.000, quindi una percentuale pari a quasi il 4-5%. Ce ne sono poi persone ricoverate in terapia intensiva
che coprono il 5 per 1000 di questo campione, quindi 3700 persone. Quindi man mano che l'epidemia, diciamo, sta andando avanti, questi numeri crescono e stanno mettendo veramente in crisi il nostro sistema sanitario nazionale. Di conseguenza un piccolo aiuto può arrivare da nuove tecnologie e in particolare, diciamo, anche dall'intelligenza artificiale. Ecco, io ti fermerei un attimo perché parliamo di intelligenza artificiale e spesso ci viene in mente di nuovo la fantascienza, i robot e cose del genere. Cosa intendiamo oggi per intelligenza artificiale? Senti, io penso che molti di noi quando pensano all'intelligenza artificiale essenzialmente gli viene in mente le macchine che si guidano da sole, quindi l'automozione essenzialmente, quindi scenari futuristici in cui queste macchine dialogano, sono piene di sensori e dialogano con l'ambiente circostante e con le macchine, con le altre macchine nella strada. In realtà la tecnologia per fare tutto questo è abbastanza a buon punto, è abbastanza pronta. Però diciamo quello che succede in questo momento è che siamo in una situazione ben diversa, no? Nel senso che le nostre strade, le nostre infrastrutture sono tali che sarebbe difficile pensare che un veicolo a guida autonoma possa districarsi in situazioni del genere e diciamo è necessaria ancora un'abilità ancora del tutto umana per poter risolvere e reagire in situazioni di questo tipo in cui è necessaria una particolare abilità proprio per evitare ostacoli e diciamo compiere azioni sensate in un momento di emergenza. Naturalmente l'intelligenza artificiale non è solo questo e quindi possiamo ripartire un attimino dalla definizione, cioè si parla di intelligenza artificiale ogni qualvolta ci si riferisce alla capacità di una macchina di svolgere delle funzioni e dei ragionamenti che sono tipici della mente umana. E in particolare l'intelligenza artificiale è una vera e propria disciplina, una disciplina che nasce dagli anni 50 e che studia appunto fondamenti teorici, metodologie e tecniche che consentono la progettazione di sistemi, sia hardware sia software, che possono essere capaci di far compiere alle macchine delle gesta, delle funzioni che sono poi tipiche degli esseri umani. E di fatto appunto questa è una definizione, però possiamo prendere qualche esempio pratico perché noi tutti sperimentiamo nel quotidiano l'intelligenza artificiale. Sono sicura che molti di noi hanno sicuramente, gli appassionati di giochi di strategia, hanno giocato a scacchi contro il computer e in effetti quello che è successo è che l'uomo e le macchine si sono sfidati fin dall'inizio sui giochi di strategia, fino a che appunto fin dall'inizio della storia dell'intelligenza artificiale, fino a che nel 1996 un sistema, un computer di IBM, Deep Blue, ha sconfitto il campione mondiale di scacchi, Kasparov, e più recentemente, a partire dal 2015-2017, i sistemi di Google, AlphaGo, di Google DeepMind, hanno cominciato a battere i campioni internazionali di Go. Però diciamo non dobbiamo essere per forza appassionati di giochi di strategia, anche nel nostro quotidiano c'è e utilizziamo l'intelligenza artificiale quando per esempio ci avvaliamo di un navigatore per raggiungere la nostra destinazione. Penso che molti di noi o quantomeno alcuni di noi abbiano in casa questi diciamo assistenti vocali che sono in grado di riconoscere la nostra voce, di interpretare quello che noi diciamo e di rispondere di conseguenza. Probabilmente alcuni di noi hanno anche degli elettrodomestici intelligenti, come questo aspirapolvere, che è capace di evitare ostacoli e capisce da solo quando è il momento di andare a mettersi in ricarica. Quando noi facciamo diciamo, una presentazione di lavoro, organizziamo il materiale nelle nostre slide, c'è anche un assistente basato sull'intelligenza artificiale che ci suggerisce il modo più efficace e più opportuno di disporre ad esempio le immagini nella nostra pagina, quindi diciamo siamo veramente circondati da tutta questa intelligenza artificiale. C'è poi un ampio capitolo che è quello degli orologi e dei braccialetti intelligenti e questo è molto importante perché spesso contengono tantissime funzionalità, incluse diciamo quelle di monitoraggio di tutta una serie di parametri vitali che quindi diciamo sono sicuramente molto interessanti per l'ambito anche della gestione della salute. Ecco, quindi parliamo di tutte queste applicazioni, ma nell'ambito, torniamo al nostro tema, la pandemia, in particolare la medicina, quindi tutte queste applicazioni, si parla spesso di reti neurali, quindi tutte queste
un'intelligenza artificiale, reti neurali, come ci possono aiutare contro la pandemia? Sì, allora, sicuramente questi aspetti di intelligenza artificiale già in parte esistono nel mondo della salute, della medicina. Sicuramente in questo momento siamo un po' lontani ancora da quello che era l'assistente sanitario personale di Hiro nel film di animazione della Disney, Big Hero 6, se qualcuno di voi lo ha visto, perché appunto era un robot completamente accogliente che si occupava pienamente, insomma, del suo assistito. Nel nostro caso non siamo a quel livello, ma nemmeno tanto lontani da qui, cioè ci sono robot che girano per i reparti e portano materiale e campioni da un reparto all'altro, ci sono sistemi di sterilizzazione che assistono e che aiutano gli operatori sanitari, ci sono poi tantissimi aspetti che coprono un po' tutta una serie di ambiti, a partire dalla prevenzione, dalla diagnosi di patologie, dagli aspetti terapeutici, dal monitoraggio dei pazienti e del trattamento dei pazienti, e anche aspetti gestionali che riguardano i flussi di lavoro in ambito salute. E ovviamente non possiamo parlare oggi di tutti questi aspetti. Io mi concentrerò in particolare sull'aspetto della diagnostica, in particolare, diciamo, la diagnostica per immagini, perché è un aspetto su cui i fisici e radiologi hanno lavorato insieme fin dall'inizio, diciamo, e anche nel Dipartimento di Fisica e nell'INFN di Pisa, in collaborazione con le strutture sanitarie e ospedaliere che abbiamo nella zona, diciamo, sono stati fatti diversi sviluppi. Comunque, diciamo, dal punto di vista storico, in questo ambito di ricerca comincia a partire da metà degli anni Ottanta, e in particolare in un gruppo interdisciplinare di fisici e radiologi dell'Università di Chicago. E il primo obiettivo è stato quello di cercare di fare una lettura automatica delle mammografie. La mammografia è un'immagine radiologica del seno e si cercavano segni precoci di tumore alla mammella. Diciamo, inizialmente questi sistemi automatici che venivano sviluppati basati su intelligenza artificiale erano in realtà dei sistemi decisionali basati su un insieme di regole, cioè si cercava proprio di codificare in base a una sequenza logica tutte quelle operazioni che il radiologo metteva in campo per arrivare dalla lettura delle immagini a fare una diagnosi. Poi questi sistemi si sono evoluti e in particolare negli ultimi 20 anni si è lavorato moltissimo su questo aspetto, sfruttando soprattutto l'intelligenza artificiale e in particolare il machine learning. Machine learning di fatto vuol dire apprendimento automatico, e come vedete qui il machine learning è una sottocategoria, se vogliamo, dell'intelligenza artificiale. Apprendimento automatico significa imparare dagli esempi, e quindi qui la rivoluzione consiste nel fatto che non dobbiamo più codificare con una serie di regole, diciamo, il nostro algoritmo, ma un sistema basato sul machine learning impara direttamente dagli esempi. Quindi noi possiamo pensare, e lo possiamo capire, diciamo, con questo semplice esempio qui sotto, di descrivere i nostri soggetti a partire dalle loro immagini. E quindi qui vedete per esempio che abbiamo delle risonanze magnetiche cerebrali dei soggetti, possiamo tradurle con degli algoritmi in valori quantitativi, quindi per esempio possiamo pensare a spessori o volumi di parte di zone della corteccia cerebrale, creiamo tutta una serie di parametri descrittivi dei nostri soggetti e alleniamo, quindi nella fase di training, un algoritmo a portarci da questa serie di input alla nostra categoria diagnostica desiderata. Quindi vogliamo per esempio sapere se un soggetto è sano oppure affetto da una certa patologia, prendiamo un campione di soggetti sani e soggetti affetti da patologia, estraiamo questi parametri descrittivi e alleniamo l'algoritmo. L'algoritmo praticamente impara ad andare, diciamo, dallo spazio di queste caratteristiche allo spazio delle uscite, cioè delle classi, ma va facendo un mapping, quello che noi chiamiamo un mapping, cioè parametrizza, approssima questa funzione che ci porta dall'input all'output, che è una funzione che altrimenti non possiamo definire. È quello che chiamiamo funzione decisionale, e questa funzione possiamo applicarla a nuovi esempi e quindi fare una predizione diagnostica su altri soggetti. Quindi si è lavorato su queste cose, diciamo, ampiamente negli ultimi anni, e le tecniche di machine learning sono le più variegate, e le più note sono
quelle basate su reti neurali artificiali. Quindi, diciamo, le reti neurali artificiali, in inglese, diciamo, l'acronimo è ANN, sono addirittura un sottoinsieme del machine learning. E queste sono basate, essenzialmente, si ispirano al funzionamento del neurone biologico. Cioè il neurone biologico riceve delle informazioni in ingresso attraverso i dendriti, il nucleo le processa, elabora questa informazione e invia un segnale attraverso l'assone ad altri neuroni. E questo si può matematicamente cercare di riprodurre in questo modo. Quindi c'è una serie di segnali di ingresso che vengono diciamo elaborati da un'unità computazionale che li pesa in vario modo e si attiverà, fornirà una risposta solo in determinate condizioni. I neuroni artificiali possono essere combinati tra loro e danno vita a una rete neurale. Quindi una rete neurale è una struttura fatta in questo modo. Abbiamo degli ingressi, che sono i nostri dati di partenza, abbiamo delle unità intermedie, che sono le nostre unità di calcolo, l'elaborazione di queste informazioni, e dei neuroni in uscita, che danno per esempio le diverse categorie diagnostiche. E come vedete qui possiamo anche avere più di due categorie. E questo è semplicemente, diciamo, sono reti neurali artificiali. Recentemente si sente molto parlare di reti neurali profonde, cioè il deep learning, e la differenza consiste nel fatto che possiamo costruire reti più complesse, cioè non limitarci necessariamente a un solo strato di neuroni intermedi, ma possiamo mettere tanti strati e connetterli con delle regole più o meno complicate. E quindi diamo vita a queste reti neurali profonde che sono molto interessanti e molto utili anche in ambito medico in questo periodo. Ecco, infatti sentiamo spesso parlare di deep learning, si sente nelle notizie molto spesso, quindi abbiamo una grande tradizione, da quanto ci raccontavi, una tradizione che coinvolge medici, fisici, informatici, e tutta questa esperienza adesso la stiamo utilizzando contro la pandemia, giusto? Sì, assolutamente sì, perché diciamo ci sono dei compiti che un umano riesce, diciamo che sono veramente complicati da svolgere per un essere umano, diciamo un radiologo per quanto abile. Come per esempio quello di quantificare le lesioni dovute alla polmonite da Covid. Qui vediamo delle immagini radiologiche, delle immagini TAC dei nostri polmoni e possiamo vedere che ci sono nel parenchima polmonare normale appaiono delle lesioni, queste zone più chiare. È necessario quantificarle, diciamo valutarne la percentuale di volume compromesso rispetto al tessuto totale polmonare, e per far questo diciamo, è impossibile pensare che un lettore umano, quindi un radiologo, possa farlo solamente diciamo, guardando l'immagine. C'è bisogno di algoritmi che facciano questo calcolo e quindi ci diano per esempio un indice di severità della patologia che è in relazione con la percentuale di volume compromesso. Ma per far questo gli algoritmi tradizionali sinceramente non funzionano molto bene e lasciano fuori dall'immagine di interesse, dalla zona di interesse, proprio la zona che è affetta dalla patologia. Per questo in questo ambito ci viene molto utile utilizzare il deep learning, e in particolare ci sono delle reti profonde che sono state introdotte 5 anni fa, che sono le reti a forma di U, le UNET, che sono molto utili per identificare gli oggetti nell'immagine. Queste reti sono state, diciamo, pensate per l'identificazione di cellule all'interno di un'immagine da microscopio, queste sono cellule tumorali, e per far questo la rete viene addestrata dando degli esempi in cui queste cellule venivano identificate a mano. Quindi una volta che la rete ha guardato una serie di questi esempi è in grado perfettamente di identificare le cellule per conto suo. Tutti questi strati celesti sono questi strati di neuroni di cui vi ho parlato prima. Queste UNET sono state utilizzate recentemente anche per processare, per analizzare le immagini di TAC polmonari. In particolare, vedete, il modello sia un pochino complicato perché stiamo trattando immagini tridimensionali piuttosto che le immagini bidimensionali del microscopio. E in particolare, appunto, un'immagine, un volume tridimensionale del polmone, l'obiettivo è anche quello di identificare i 5 diversi lobi polmonari. Quindi c'è una UNET, viene costruita una UNET che può identificare i 5 lobi.
possiamo fare una cascata di queste onette, quindi alla prima onette che identifica i lobi possiamo mettere in sequenza una seconda onette che invece identifica le lesioni nel polmone. Quindi a quel punto, dopo che il lavoro l'ha fatto, diciamo, il deep learning, possiamo fornire al radiologo proprio la percentuale di volume compromesso. Questo è un lavoro molto recente che è stato, diciamo, portato a termine dal gruppo di ricercatori del gruppo di Radboud University di Nijmegen in Olanda, e la cosa interessante, insomma, il risultato è molto promettente, è stato validato su un ampio dataset. È interessante anche vedere che questi codici spesso sono resi pubblicamente disponibili, quindi per chi vuole avvicinarsi a questo ambiente adesso, diciamo, la mentalità andando nella direzione dell'open source. Ecco, sicuramente una delle caratteristiche più importanti e più interessanti delle reti neurali non è solo la capacità di analizzare delle immagini in tempo reale, ma anche di fare delle previsioni. Quindi si può pensare in questa direzione, anche nell'ambito di questa pandemia, di andare verso una medicina predittiva? Sì, assolutamente sì. Noi passiamo dalla quantificazione per poi cercare di fare dei modelli predittivi. E, diciamo, c'è un termine che ora va anche molto di moda, che è il termine radiomica, diciamo, che parte dall'idea che le immagini mediche, appunto, non sono semplici fotografie del corpo umano, no? Sono dei dati che contengono informazioni sul nostro stato di salute. Quindi poter identificare delle lesioni, in questo esempio vedete delle lesioni tumorali del polmone, poter identificare delle lesioni significa poi poter calcolare tutta una serie di caratteristiche strutturali, morfologiche, di radiodensità di queste strutture, e quindi rappresentare in termini di parametri, di quantità fisiche, la patologia, e mettere poi questi dati insieme ai dati clinici che descrivono il paziente, magari anche a dati genetici, e fare dei modelli predittivi sempre basati magari su machine learning e deep learning, che forniscano una predizione sullo stato di salute del paziente e magari sull'esito di un trattamento. Quindi questo è un altro ambito di ricerca molto interessante, su cui c'è anche molto da lavorare in questo periodo, perché appunto trattare dei dati così eterogenei tra loro, quindi mettere insieme tutte queste informazioni, è un po' uno degli obiettivi fondamentali del nostro settore di ricerca in questo periodo, che ci porta un po' verso quella che chiamiamo la medicina di precisione, cioè cercare di definire un percorso terapeutico specifico per ogni singolo paziente. E sicuramente, appunto, nel raggiungimento di questo obiettivo si dovrà fare, cioè i ricercatori faranno ampio utilizzo delle tecniche di intelligenza artificiale. Grazie Alessandra. Ora io vorrei tornare un attimo sulle nanotecnologie. Abbiamo parlato di come queste nanotecnologie ci possono aiutare a proteggerci, a fare diagnosi. Ora sarebbe il caso di passare all'attacco. Quindi possiamo utilizzare queste nanotecnologie per andare a sconfiggere questo virus nell'ambito della medicina? Quindi chiederei a Francesca se ci può raccontare quali sono le terapie che possono essere impiegate. Sì, Massimiliano, assolutamente. Abbiamo diverse opzioni, diciamo, offerte dalle nanotecnologie che ci consentono, ad esempio, di sfruttare i nanomateriali. Noi abbiamo diversi tipi di nanoparticelle, che possono essere organiche, inorganiche o fatte addirittura da proteine autoassemblate, e possiamo utilizzare questi tipi di nanomateriali e di nanoparticelle proprio per migliorare le terapie. Allora, lo scopo principale di una terapia qual è, diciamo, in termini di COVID? In primis andare a interferire con l'attività virale del virus, quindi eventualmente interferendo con quel meccanismo che si chiama di uptake, ossia di aggancio da parte del virus alla cellula umana. E quindi interferendo, impedendo quindi al virus di infettare le cellule, oppure andando a interferire con quella che è la catena dell'infezione. Un altro aspetto, diciamo, dello scopo delle terapie è quello di andare a modulare la risposta del sistema immunitario, quindi andare a stimolare il sistema immunitario a combattere questo virus. Purtroppo ci sono ancora, diciamo, dei limiti con le terapie classiche, perché uno dei principali problemi è che se io somministro un farmaco, la biodisponibilità, ossia quanto farmaco
disponibile realmente nel luogo dove serve è molto limitata. Perché? Perché se io inserisco un farmaco può succedere che nel tragitto venga degradato dagli enzimi, vada in tutto l'organismo invece che solo dove serve, e quindi chiaramente per far arrivare il farmaco dove serve dobbiamo dare una quantità elevatissima di farmaco, e questo porta con sé anche degli effetti collaterali. E si porta anche con sé il fatto che l'efficienza è bassa, perché se noi diamo tanto farmaco ma solo una piccola parte raggiunge il target desiderato, chiaramente l'efficacia di somministrazione risulta bassa. In questo scenario i nanomateriali ci offrono diversi vantaggi, perché come abbiamo visto analogamente a prima con il drug delivery, se noi possiamo utilizzare queste nanoparticelle come nanotrasportatori, possiamo ad esempio assicurarci di avere una quantità sufficiente di farmaco esattamente dove vogliamo e migliorare quindi l'efficacia di trattamento. Ma vediamo un attimino quali sono le caratteristiche di questi materiali che abbiamo a disposizione, perché in primis quello che è importante è chiaramente la dimensione. Stiamo parlando di nanotecnologie e questi sono oggetti di dimensione nanometrica. E anche perché così riescono, diciamo, a essere su una scala di dimensioni pari a quella del virus o comunque delle proteine che hanno una funzione all'interno dell'infezione. E c'è da considerare anche le proprietà fisiche di questi materiali, perché chiaramente la loro forma, le loro proprietà meccaniche, la rigidità, la porosità determineranno anche capacità differenti di queste nanoparticelle di andare in distretti cellulari particolari. Un secondo aspetto da tenere presente è la composizione. Ossia, noi abbiamo diverse scelte, diverse possibilità. Le nostre nanoparticelle possono essere polimeriche, diciamo organiche o inorganiche, metalliche, dei liposomi. Abbiamo diverse composizioni e ognuna di queste composizioni chiaramente sarà ottimale per svolgere alcune funzioni o per andare in determinati comparti cellulari. Forse la più importante in realtà è la possibilità di funzionalizzare queste nanoparticelle. Cosa vuol dire funzionalizzare? Vuol dire che noi possiamo, modificando la superficie di queste nanoparticelle, attribuirgli un compito e una funzione specifica. Quindi io posso attaccare all'esterno della nanoparticella delle proteine o dei peptidi particolari o degli anticorpi o delle piccole molecole come gli acidi nucleici. E a questo punto la nostra nanoparticella ha assunto una funzione grazie al fatto che ho attaccato queste molecole alla sua superficie. Un ultimo aspetto da tenere presente è che possiamo anche lavorare su quelle che sono le proprietà chimiche della superficie della nanoparticella, quindi la carica superficiale, se è idrofilica o idrofobica, consentirà alla nanoparticella chiaramente di andare preferibilmente in determinate ambienti piuttosto che in altri. E quindi abbiamo un ampio spettro di nanoparticelle che possiamo utilizzare e delle caratteristiche di queste nanoparticelle. È chiaro che l'idea di base per le terapie è quella di avere una nanoparticella che contiene un farmaco che vogliamo somministrare, e una delle cose su cui si sta, diciamo, lavorando è di poter fare del drug delivery, ossia della somministrazione di un farmaco a livello direttamente polmonare e non sistemico, quindi non mandare in tutto l'organismo un principio attivo o un farmaco, ma mandarlo magari eventualmente anche per via, diciamo, intranasale, quindi spray tra virgolette, e incapsulare il farmaco e fare sì che questo farmaco raggiunga direttamente il tessuto polmonare, che poi è quello che è stato raggiunto dal virus e quello che è stato infettato. In questo modo noi possiamo decidere di somministrare quello che vogliamo e farlo arrivare direttamente nel tessuto polmonare intatto e biodisponibile come vorremmo, e soprattutto in maniera specifica, perché se noi lo funzionalizziamo a dovere possiamo anche dirgli di andare ad avere come obiettivo delle proteine specifiche o dei comparti cellulari specifici. Questa è una prospettiva sicuramente molto interessante, e quindi usando queste tecnologie in concreto com'è che possiamo andare a portare questi farmaci nel corpo, nell'organismo? Ma dunque, noi abbiamo ad esempio, diciamo grazie alle nanotecnologie, noi possiamo nanostrutturare un po' quello che vogliamo. Quindi una delle idee, secondo me, estremamente interessante è quella di costruire una sorta di piccolo cavallo di Troia nanometrico. Quindi una sorta di oggetto che assomigli in tutto e per tutto a un virus, ma che non sia un virus, è un modello sintetico,
che però è in grado di avere le stesse strutture del virus, quindi una membrana simulata chiaramente, una forma di proteina spike esterna molto simile alla proteina spike vera, ma che al suo interno non contenga il genoma virale, quindi non sia un virus, ma sia semplicemente una sorta di cavallo di Troia che assomiglia in tutto per tutto al virus, ma all'interno noi possiamo mettere di nuovo un farmaco, un agente terapeutico o quello che desideriamo. E a questo punto noi abbiamo uno strumento potentissimo, perché l'organismo verrà ingannato, perché diciamo, o anche il virus verrà ingannato, perché non riconoscerà il farmaco direttamente o l'agente esterno. Ma noi in questo modo cosa possiamo fare? Possiamo fare sì che questa nanoparticella che assomiglia in tutto per tutto al virus e si avvicini alla membrana venga riconosciuta erroneamente come un virus, entri e faccia lo stesso percorso che ha fatto il virus e a questo punto rilasci il farmaco, andando direttamente quindi a somministrare la terapia esattamente dove c'è stata l'infezione, seguendo la stessa strada che aveva seguito il virus. Un'altra possibilità è quella di fare una sorta di somministrazione utilizzando la funzionalizzazione, cioè noi possiamo dire o vai nell'organismo e segui la stessa strada che ha seguito il virus perché sei travestito da virus, quindi un cavallo di Troia, oppure possiamo dirgli, mettendo sulla superficie delle proteine particolari, possiamo dire alla nostra nanoparticella vai esattamente in questo punto vicino a quest'altra proteina. Quindi la nostra nanoparticella riconoscerà nella membrana un recettore, si andrà a legare e noi così abbiamo somministrato il nostro farmaco in un posto specifico scelto da noi. Questo cosa ci consente di fare? Ci consente di sviluppare delle strategie di nanomedicina che siano in grado di avere come target delle cellule patologiche specifiche. Faccio un esempio, in questo caso abbiamo questa nanoparticella con sulla superficie una glicoproteina che in tutto e per tutto assomiglia alla spike protein del virus e che quindi anche lei è in grado di andarsi a legare alle cellule della mucosa nasale, quindi andrà direttamente a legarsi alle cellule e seguirà la stessa strada del virus. Analogamente però noi ricordiamoci che possiamo funzionalizzare diversamente la superficie come vedete qua e possiamo cambiando la funzionalizzazione esterna andare a dire alla nostra nanoparticella magari di raggiungere dei tessuti differenti o dei distretti differenti, quindi magari delle cellule endoteliali o l'intestino o il sistema nervoso centrale. Ecco, grazie Francesca, cominciano ad arrivare alcune domande, ricordo chi di voi vuole fare delle domande ai nostri relatori di scriverle su Facebook o su YouTube. Mi avvierei all'ultima parte, che è quella legata ai vaccini, ed è proprio di pochi giorni fa la notizia che Moderna avrebbe sviluppato questo vaccino che ha un'efficacia del 94 e qualcosa per cento. E Francesca, le nanotecnologie qui c'entrano? Sì Massimiliano, assolutamente sì, le nanotecnologie c'entrano e svolgono un ruolo centrale nello sviluppo di questi vaccini di nuova generazione. Vediamo un secondo intanto cos'è un vaccino, diciamo, da che cosa è composto. Il componente chiave del vaccino chiaramente è l'antigene, ossia quell'oggetto che viene riconosciuto dal sistema immunitario e che quindi è in grado di stimolare la risposta immunitaria. Assieme all'antigene solitamente vi sono altre cose, come ad esempio dei coadiuvanti, quindi qualche cosa che è in grado di migliorare la risposta immunitaria, quindi diciamo è di aiuto alla risposta immunitaria. E a questo punto abbiamo anche un'altra possibilità di mettere dei nanotrasportatori e quindi di inserire, come coadiuvanti nel nostro vaccino anche delle nanoparticelle. In queste nanoparticelle, chiaramente, in questa nuova generazione di quelli che chiameremo nanovaccini, noi possiamo andare a inserire all'interno delle nanoparticelle l'agente stimolante del sistema immunitario e andare a somministrarlo. Perché è importante farlo? Utilizzando le nanoparticelle, perché chiaramente se io somministro degli antigeni sparsi da soli, questi sono più vulnerabili, sono facilmente intercettabili e degradabili, perché chiaramente è un agente esterno e il nostro corpo tende a distruggerlo.
e avere dei nanotrasportatori che trasportano antigeni specifici chiaramente fa in modo che il sistema immunitario venga stimolato a dovere. Nello stesso tempo non c'è un vero virus, quindi non stiamo rischiando di indurre un'infezione, quindi porta differenti vantaggi. Ultimamente diciamo, si stanno sviluppando anche diciamo, delle strutture che possono essere delle piattaforme di sviluppo per i vaccini, ossia cosa vuol dire? Lo sviluppo, per esempio, la creazione mediante metodi computazionali, si decide come deve essere fatta questa piattaforma nanometrica, quella arancione che vedete qua. Su questa piattaforma nanometrica si innestano le proteine che desideriamo utilizzare come antigene, quindi qualcosa che stimoli, come ad esempio la proteina spike in primis, che abbiamo visto prima. In questo modo si crea questa nanoparticella che è in grado di stimolare il sistema immunitario, ma abbiamo anche una sorta di struttura del nanovaccino che è sempre disponibile, perché se un domani noi volessimo cambiare proteina e mettere una proteina perché è cambiata, perché è diversa, possiamo tranquillamente mantenere la stessa tipologia di vaccino e inserire altre proteine, innestarle sopra alla struttura che abbiamo creato. E per esempio, quello, diciamo, l'esempio classico di come funziona il vaccino, questi di nuova generazione, quindi questi nanovaccini, noi all'interno di questo nanotrasportatore, che è la nostra nanoparticella, possiamo inserire un qualcosa che dia un'istruzione, per esempio genetica, alle nostre cellule, e che dica alle nostre cellule andate e producete questa proteina, questo antigene. Le nostre cellule producono l'antigene e il nostro sistema immunitario innesca quel processo che poi termina con la generazione e la produzione di anticorpi che sono in grado di contrastare il virus. Un altro approccio altrettanto valido è quello di non mettere, diciamo, all'interno della nanoparticella qualcosa che dia un'istruzione di produrre antigene, ma mettiamo direttamente l'antigene sulla superficie della nostra nanoparticella. Questa nanoparticella arriva, avendo sulla superficie probabilmente la spike protein, per esempio, riesce a entrare, sempre con il meccanismo della serratura e del lucchetto. Una volta nella cellula innesca anch'esso lo stesso processo di risposta immunitaria, per cui alla fine vengono comunque prodotti gli anticorpi specifici contro contro questa proteina e quindi anche contro il virus. Questo è il caso, diciamo, queste nanoparticelle lipidiche, si chiamano liposomi, contengono all'interno dell'mRNA messaggero e sono proprio la base, queste nanoparticelle lipidiche, su cui si basano proprio i due vaccini di cui hai parlato prima, quello di Moderna, ma anche quello della Pfizer di cui si è parlato qualche settimana fa o si sta parlando in questi giorni. Quindi questi sono, diciamo, due esempi di nanovaccini di ultimissima generazione che si basano proprio sull'utilizzo delle nanotecnologie e delle nanoparticelle lipidiche. E questo è molto importante perché apre proprio uno scenario nuovo, tra virgolette, in termini di nanovaccini, ma che apre potenzialmente a un numero elevatissimo di vantaggi. Grazie Francesca. Direi che una delle cose più interessanti da vedere qui è che oltre a tanto futuro c'è anche tanto presente, perché abbiamo delle applicazioni che sono veramente quasi realtà, oppure già realtà, come stiamo parlando nel caso dei vaccini. Io per adesso ringrazierei i nostri tre relatori, ringrazierei Francesca, Simone, Alessandra. Vedo che arrivano alcune domande. Ecco, chiederei alla regia di mandare la prima domanda. Ecco, Umberto Giacomelli ci chiede: usando il virus sintetico, come si è sicuri di andare a intercettare le cellule dove è già entrato il virus e non anche le cellule sane? Penso, Francesca, questa per te. Sì, assolutamente sì. No, allora, questa certezza chiaramente non la possiamo avere, anche perché a meno di non scoprire una, diciamo, una proteina o qualche cosa che vogliamo andare a targettare. Credo che sia già un forte vantaggio sapere di essere andati a intervenire nella stessa popolazione cellulare. È chiaro che se sappiamo che a livello del polmone o di mucosa nasale è avvenuta l'infezione, diciamo, andare a trattare in maniera selettiva e far arrivare il principio attivo direttamente nei tessuti anche circostanti, chiaramente non azzeccheremo mai la stessa cellula infettata, però andando in abbondanza sappiamo che stiamo trattando il tessuto infettato, che è diverso da trattare l'intero organismo, diciamo, a vuoto,
noi selezioniamo quello che è il tessuto da trattare e andiamo chiaramente su base statistica, se lì è avvenuta l'infezione in quel tessuto, è chiaro che se noi somministriamo il farmaco in quel tessuto tramite la stessa via, quindi quella intranasale, probabilmente stiamo andando a trattare anche le cellule infette. Ecco, grazie Francesca. Avrei invece una curiosità, prima parlavamo sempre di applicazioni, intanto che arrivano altre domande, vi ricordo se ne avete scrivetele su YouTube. Avevo una domanda per Simone, quando si parlava dell'Hub on the Chip, ci hai accennato alcune applicazioni, quali sono, guardando in avanti, quelle che possono essere applicazioni future di questi piccoli laboratori? Beh, diciamo, se ci rimaniamo circoscritti a Covid, c'è una cosa abbastanza interessante, recente, ed è l'applicazione di un test salivare. È stato messo a punto dalla Rutgers University e è stato approvato anche dalla Food and Drug Administration. Di fatto si tratta di un lateral flow assays, come quelli che ho presentato prima, come quelli che si fanno sul serologico, però lì si parla di riuscire a scovare il virus da campioni salivari, quindi con una concentrazione ancora molto più bassa e una difficoltà anche nella selezione del target che abbiamo. Quindi questa è una cosa che è in corso e ci sono anche gruppi italiani che lavorano su questa idea. In generale si può dire che la cosa importante non è tanto riuscire ad aumentare il rapporto segnale-rumore, no? Qualunque sia l'osservabile che noi andiamo a sfruttare, se poi appunto corrente elettrica oppure un segnale ottico, un segnale di risonanza plasmonica, in tutti questi casi, o di fluorescenza, in tutti questi casi si riesce sempre ad avere un segnale molto, molto elevato. Quello che dobbiamo cercare di evitare è che ci siano dei falsi positivi, quindi come fare a discriminare tra un segnale tranquillo che vogliamo e un altro segnale. E in questo senso sicuramente si potrebbe cercare di lavorare su dei canali che sono quelli già applicati per altri tipi di biosensing laboratorio, e sono quelli di applicare più tecniche contemporaneamente allo stesso tipo di percorso, e quindi riuscire a analizzare come una specie di filtro, no? Se io ho un filtro positivo, quello che passa lo sottopongo a un altro test, e questo, diciamo, è abbastanza improbabile, che se ho una serie di positivi, data la percentuale di successo, alla fine abbia un falso positivo. Grazie Simone. Non so se ci sono altre domande dal pubblico intanto. Io volevo aggiungere una cosa, diciamo, curiosa su questo, no? Perché poi noi ci siamo concentrati adesso su Covid, perché di attualità è perché secondo noi, insomma, Alessandra, Francesca, io, la fisica è la fisica con le sue varie sfaccettature, no? Quindi si sta parlando di applicazione della fisica a un caso specifico. Può dare una mano, no? Può dare una mano al di là di quelle che sono le varie discipline. È interessante perché spesso si parla di nanotecnologie associate all'industria elettronica, agli smartphone e a queste cose qua, no? Un po' una cosa da nerd, no? Una cosa da consumo. Invece si vede che se si investe, se si lavora sulle bioscienze, sulle nanotecnologie, sull'integrazione fra varie discipline, si riesce anche a fronteggiare meglio delle sfide inaspettate come quelle della pandemia, no? E quindi bisognerebbe che anche i decisori politici riflettessero su questo, no? Quando vanno a tagliare un settore piuttosto che un altro. Cioè, la scienza va tenuta viva tutta, e non si sa mai poi quali possono essere
i percorsi di mixing che ci sono fra le varie discipline. Questa è una cosa che dovrebbero tenere conto. Invece tendono sempre a parcellizzare, no? Da una parte la fisica, da una parte le scienze della vita, da una parte l'informatica. Invece bisognerebbe pensare che la natura è tutto una, no? E il sapere umano è tutt'uno. Questa è un po' una cosa che, se pensiamo appunto ad Asimov, ci ha insegnato, insomma, che la science fiction in questo senso è più avanti della politica. Sì, questo tra l'altro avremo modo di riparlare di questo tema anche mercoledì, perché parleremo di tecnologie quantistiche, quindi un altro campo in cui tecnologia fisica si mischiano. E chiederei alla regia di mandare la prossima domanda. Maria Laura De Grazia ci chiede: salve, quando facciamo riferimento a queste terapie, a questi metodi diagnostici, parliamo di tecnologie potenzialmente disponibili per tutti negli ospedali o solo a pochi ad oggi? Ecco, io chiederei prima ad Alessandra, poi sentirei anche un commento di Francesca. Sì, certo, insomma la domanda è perfettamente pertinente e si sta parlando di questo, perché è chiaro che questi strumenti, una volta che sia dimostrata appunto l'utilità, quindi che siano validati su campioni ampi di popolazione, potrebbero essere veramente di supporto per i medici. Questi sistemi di prioritizzazione, quindi diciamo anche di definizione dei flussi di lavoro, e si sta appunto studiando, visto che spesso appunto negli ospedali poi questi metodi, questi strumenti vengono proposti e venduti diciamo dai maggiori venditori di strumenti diagnostici. Insomma, si sta discutendo, sta partendo un po' questa visione un po' dell'open access, cioè di cercare di creare degli strumenti che siano comunque accessibili a tutti. Ancora non sappiamo se si andrà veramente in questa direzione, però c'è discussione effettivamente su questo, cioè la sanità deve essere, almeno in Italia, per come l'abbiamo concepita noi in Italia, accessibile a tutti. Quindi si sta lavorando anche presso l'Istituto Superiore di Sanità, è aperto un tavolo di discussione proprio per cercare di capire come l'intelligenza artificiale può essere messa a servizio dei medici in maniera democratica all'interno delle strutture ospedaliere. Quindi non ti so rispondere con precisione, ma la discussione è aperta e con sensibilità proprio su questo punto. Sicuramente sono temi appunto molto anche delicati e chiaramente in forte evoluzione. E quando parliamo di nanotecnologie, invece la prospettiva anche è molto simile. Abbiamo anche una domanda a questo proposito, se la regia lo manda, quando parliamo anche delle nanoparticelle, quindi che vantaggi offre innestare anticorpi su una nanoparticella inorganica, ad esempio d'oro, rispetto ad una in materiale organico? Sì, chiaramente dobbiamo considerare che abbiamo due nanoparticelle completamente diverse, quindi plausibilmente troveranno un impiego differente. Il primo commento è che sicuramente a livello di biocompatibilità utilizzare un materiale organico, così come viene fatto ad esempio per i vaccini di Moderna o della Pfizer, che sono diciamo nanoparticelle fatte da da materiale lipidico e quindi organico, ha un vantaggio in termini chiaramente di biocompatibilità. Utilizzare delle nanoparticelle metalliche invece, d'altro canto, è molto utile e si è fatto e si fa, magari nell'ambito oncologico, per esempio, per fare della terapia basata su fattori termici. Chiaramente avere delle nanoparticelle metalliche che poi si vanno a depositarsi nella massa tumorale e poi eventualmente si riesce a sfruttare gli effetti termici irradiandole per poter distruggere la massa tumorale, questa è chiaramente una cosa che può essere fatta solo con una nanoparticella d'oro o metallica, ma non con una nanoparticella di materiale organico. Quindi ogni materiale ha una sua caratteristica e chiaramente in base all'applicazione, a che cosa ci si vuole fare, si sceglierà uno o l'altro. Grazie Francesca. Abbiamo, se avete altre domande, credo abbiamo ancora tempo per qualche domanda, scriveteci sempre qui su YouTube. Abbiamo, ecco, la prossima domanda un po' tecnica, direi questa è per Simone, forse. Come si fa a spingere un fluido nei circuiti microfluidici? Però prima ci devi spiegare cosa sono i circuiti microfluidici. Quando vi ho mostrato alcuni lab on a chip, c'era il campione poi veniva istradato in
piccoli canali, no? Piccoli canali di dimensione appunto submicrometrica in alcuni casi. E è chiaro che non è semplice, no? Perché se avete provato a spingere il fluido dentro un tubo, più è piccolo il tubo, è più fa resistenza, no? È la legge di Poiseuille per gli addetti ai lavori, ma tutti l'hanno provato questa cosa. E è chiaro che bisogna vincere forze capillari, bisogna vincere appunto questo gradiente di pressione capillare, ci sono vari metodi, dipende dalla dimensione dei canali. Spesso si usano la semplice pressione, per esempio di un flusso, di un buffer della siringa. In altri casi si deve ricorrere a metodi tipo elettroporetici, in cui si instaura una differenza di potenziale. In alcuni casi addirittura si usano delle onde acustiche per muovere il materiale, e in certi casi le onde acustiche servono anche a fare un efficiente mixing fra, per esempio, più fluidi che si incontrano all'interno dei canali. E chiaramente questa è una sfida tecnologica, no? Perché più piccoli sono i canali, più piccoli sono le quantità di liquido che possono essere gestite all'interno. Grazie Simone. Direi non ci sono altre domande, quindi direi prima di chiudere, volevo darvi appuntamento al prossimo incontro live, che sarà mercoledì prossimo. Avremo Oliver Morsch del CNR di Pisa e Davide Rossini del Dipartimento di Fisica, che ci parleranno di un altro tema tra fantascienza e realtà, cioè quello dei computer quantistici, teletrasporto, quindi tecnologie quantistiche. Bene, ringrazio ancora i nostri relatori, ringrazio Simone Capaccioli, Francesca Celazzanacchi, Alessandra Retico, e grazie a tutti voi e a mercoledì prossimo. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Arrivederci.